hanno prima coltellato il... Quando l'uomo nero diventiamo noi, dalla carnagione chiara e il passaporto italiano sin dalla nascita, la paura monta tra le minoranze che si sentono sempre più all'angolo, talvolta verbali, talvolta che corrono lungo la lama di un coltello, come quello che ha trafitto il giovane Emmanuel. Non bisogna trattare male il tuo fratello umano. Quindi quello che hanno fatto a lui, quella persona non è uno essere umano. Un africano viene qua, c'è la sua vita, per aiutare la loro famiglia. Non è che sono venuto qua per fare la guerra, ammassarsi l'uno e l'altro. Mentre in piazza si radunano gli esponenti di Casa Madiba, da tempo a sostegno dei diritti dei migranti, a Palazzo Garampi è in corso una riunione a cui ha partecipato il mondo politico, i sindacati e le associazioni del territorio per organizzare una manifestazione antirazzista. Unanime la condanna all'aggressione ai danni del 25enne, le cui condizioni continuano a rimanere gravi, seppur stabili. Alzarsi al mattino, andare a cercare soldi per mandare in Africa, per far mangiare la tua famiglia e senti che hanno massacrato tuo amico. Questo è un dolore che non finisce mai. Gli episodi di intolleranza sono sempre più frequenti. Questo ragazzo, prima dell'intervista, ci confessa di essere stato di recente colpito da uova lanciate da due uomini in macchina mentre pedalava sulla sua bici. Odiano veramente i neri. Era la nostra vita difficile anche per non avere un lavoro, per non avere anche il futuro. Vogliamo la giustizia per il nostro fratello, perché quello che è accaduto ieri è stata veramente una cosa grave. Ma grave.